Allora, noi questa mattina insieme come unione sindacale di base, insieme a alcuni lavoratori, lavoratrici, licenziati di alcune aziende anche importanti di Livorno, ma non solo, anche dei lavoratori che lavoravano, che hanno lavorato per anni in piccole e medie aziende di Livorno, ci sono una situazione simbolica e siamo entrati, una parte di noi, altri sono rimasti fuori. Al bacino galleggiante, che è uno degli scandali più grossi della nostra città negli ultimi anni. Questo bacino è attualmente dissequestrato dopo l'incidente purtroppo mortale che è avvenuto qui, e sono passati 2 anni da più o meno 2 anni da quando c'è stato questo incidente, e ancora nessuno si sta prendendo la responsabilità, nessuna istituzione si sta prendendo la responsabilità di rimuovere questa nave.